Fano non abbandona le sue origini romane. Nelle serate del 7 e dell'8 agosto, infatti, è andata in scena la Fanum Fortune, un appuntamento organizzato per non perdere la Fano dei Cesari in attesa della prossima edizione. Fano ritorna indietro di 2000 anni, anche in questo 2021 era necessario richiamare l'attenzione alla nostra Fanum Fortune, una delle rievocazioni più importanti che abbiamo nelle Marche, rievoca la nostra storia romana, e allora abbiamo utilizzato questo spazio bellissimo della Corte Malatestiana proprio per la presenza del Museo Archeologico, dove ci sono ritrovamenti archeologici tra i più importanti della nostra città, e insieme a Colonia Gina Fanestis, insieme a Simacchia e Lenon, che hanno lavorato a fondo per insomma cambiare il volto a questa corte, una serie di didattiche, rappresentazioni, ricostruzioni che appuntano tocco alle corde della nostra romanità. Tantissime persone in visita, segno che è un argomento molto sentito e che le persone vogliono capire cos'era Fano, la Fano di 2000 anni fa, ovviamente che è da preludio per quello che sarà il 2022, dove vogliamo riportare la Fanum Fortune come l'abbiamo sempre conosciuta. Tante le rappresentazioni, le ricostruzioni effettuate dai gruppi storici. Come associazione culturale Colonia Iulia Fanestris, in questi due giorni dedicata alla romanità di Fano, abbiamo portato alcune delle nostre didattiche. Innanzitutto quella che è alle mie spalle, una grande tenda, una tenda imperiale, dove possiamo vedere la ricostruzione di alcune acconciature della cosmesi dell'antica Roma, oppure la colorazione che avveniva con elementi naturali. In altri punti della corte malatestiana dove siamo possiamo vedere interessanti didattiche, e una delle novità è quella dell'orologio d'acqua, unico in Italia, ricostruito dai nostri artigiani. Un'altra didattica interessante, ed è anche questa unica, è quella degli strumenti musicali che potevamo vedere e ascoltare in antica Roma. Naturalmente non si conoscevano le sonorità, non si conosceva la musica all'epoca, però abbiamo delle descrizioni dettagliate di come potevano essere questi strumenti, e i nostri soci, i nostri collaboratori hanno realizzato questi prodotti. E poi quella che colpisce di più i bambini, l'armamento e quindi la vita militare delle legioni romane. Un appuntamento che ha visto tanti partecipanti che non si sono voluti perdere neanche quest'anno la Fanum Fortune. Oggi abbiamo rappresentato uno spaccato dell'antica Grecia che si poteva trovare nell'epoca pre-impero romano. Noi adesso faremo anche una dimostrazione della falange oplitica e della falange macedone di Alessandro. Noi siamo reduci qualche settimana fa da un evento di rievocazione storica dopo un anno e mezzo di pandemia nel parco archeologico dei Campi Flegrei, nella zona di Pozzuoli, Napoli. Progetti futuri ci vedranno sempre coinvolti ormai da oltre 6 anni con l'Arena di Nîmes. Infatti l'anno scorso abbiamo invitato i nostri amici, gli organizzatori del Grand Jeu Roman di Nîmes, e andremo anche a rievocare la battaglia di Platea in Grecia.